Hello guys, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo unboxing dal Giappone. Ho acquistato un piccolo lotto con carte Ultimate. Era da un pochettino che aspettavo questo pacco e ora finalmente posso aprirlo insieme a voi, ma soprattutto insieme alle nostre forbicine dell'IKEA. Prima di procedere all'unboxing, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale qualora vi dovessero piacere contenuti retro format come Edison, Tengu Plant, Hat e compagnia varia. Infatti le carte che andremo ad aprire sono praticamente vintage, quindi se vi piacciono anche unboxing di prodotti di questo tipo, vi conviene iscrivervi per non perdere alcun tipo di contenuto. Mazza, proprio plastica qua, go go go, è qua assurdo. 2000 years later. Ok, vediamo il secondo imballaggio. Oddio. Ma ce n'è un altro ancora dentro, ma incredibile. Oddio, quante carte. Porca miseria, sono tantissime. Le carte sono tantissime e la prima era quella che speravo di più alla fine, per cui ho comprato il lotto ed è, eccolo qui, il Drago Metal, cioè il Drago Oscuro Occhi Rossi Ultimate, che vorrei riuscire a cacciare fuori. Guardate che bello, preso a una cifra relativamente bassa questo lotto, meno di 100 euro, e continuiamo quindi, ok, dovrebbero essere sigillate così e basta se non erro. Ok, dopo vari tentativi, tutto in doppia sleeve, è bellissimo, bellissimo. Era una delle mie carte preferite al gioco, quindi sono contentissimo di averlo comprato. Nearmint. Poi abbiamo un Blue Eyes da Jump, che è questo bellissimo. Il Red Eyes Darkness Flare Dragon. Ok, spento la luce così si vedono meglio. Un Gotham's Ultimate. Spettacolare. Una Pot of Avaris Ultimate. Un Trident Dragon Ultimate, ovviamente sono tutte giapponesi. Un'altra Pot of Avaris Ultimate, assurdo sto lotto, ma che è? Poi un altro Gotham's Ultimate, sembra ci siano altre carte dietro, no, è solo la Sleeves. Norleras giapponese Ultimate, questa forse un po' più excellent, però ugualmente. Solo un Maestro Armatura della Nera Ultimate giapponese. Questo forse è un po' più rovinato. No, è solo lo scotch sulla bustina. Uno Stardust Dragon Ultimate. Attenzione! Spettacolo anche questo. L'arcidemone dominatore dei pensieri Ultimate. Tutto Ultimate in sto lotto, ragazzi. Quindi un Infinity Ultimate perché non ce l'avevo. E niente. Mi fa piacere averlo trovato qua. Un altro maestro armatura della nera Alt. Ma che è? Che assurdo sto lotto! Un Levier Ultimate. Boh, ci piace così. Un maestro armatura della nera Ultimate. Un altro, perché sì, cioè, questi, vabbè, li darò via probabilmente, ma vabbè. Un Heraklinos Ultimate. Vabbè, inutile vi dico Ultimate, vi dico quando non è Ultimate, faccio prima. Un onesto. Ovviamente, chissà che rarità. Oh, lui era l'altra che avevo intravisto nel lotto. Veramente bella, ragazzi. Se magari riuscissi a togliermi le luci da dietro e avessi un'illuminazione più. E tu chi cacchio sei? Adesso andiamo a scoprire assieme. Dimmi che ho mai installato un'armatura alla nera perché 2.5, 1.500. Mi pare che sia proprio lui, ragazzi. Come cacchio l'hanno infilata qua dentro? Credo sia lui. Credo sia proprio lui, però. Ok. Dovremmo vedere dopo, ma sono abbastanza sicuro perché un 2.5 BF teoricamente dovrebbe essere lui. Un'altra ancora Pot of Avaris Ultimate. Un altro Gotham's e un altro Heraklinos Ultimate. Oddio, pure il GD. 1, 2, 2 GD Ultimate giapponesi. E infine un Reades rinato, quindi incredibile lotto, signori. Veramente
veramente penso uno dei miei più grandi affari che abbia mai fatto. C'è tantissima roba. Blue Eyes da Jump, che certo non è una carta super costosa, ma quello che diciamo mi interessava di più, perché avevo cercato lui per curiosità, l'avevo trovato a un prezzo abbastanza onesto, che è appunto tutto questo lotto, quindi diciamo che il prezzo di questo in Italia, in Europa quantomeno, varrebbe tipo tutti questi, non lo so, però diciamo meno di 100 euro per tutto, per me è un grande affare. Quindi signori, grazie per aver guardato il video fino a questo punto, e qualcuna di queste carte le andrò a rivendere sul mio store CatMarket, che vi lascio qui sotto in descrizione, e soprattutto ricordo di iscrivervi al canale qualora vi dovessero piacere questo tipo di contenuti. Vi ringrazio per avermi visto di nuovo spendere tanti soldi per le carte. E ci vediamo al prossimo video. See you next time.